Scaglia dalla bandierina, pronto la battuta, eccolo il cross, Nicolas non ci arriva, da fuori con il destro, ha provato a calciare e poi la rete, è passato in vantaggio in Latina, è il gol dell'1-0, lo ha segnato il numero 23 della squadra nerazzurra, Riccardo Brosco, segna il terzo gol in campionato, 1-0 dopo 10 minuti. Prova subito a reagire adesso con Pazzini, il tocco all'indietro, Bessa, zona tiro per lui, prova il sinistro, Bessa, Pinzoglio, in due tempi. Siligardi, dentro, gran palla, sopra Ian, col sinistro, hanno cercato la deviazione, due giocatori del Verona, in particolare Pazzini, che non è riuscito però a mettere dentro. Garcia Tena, la rimessa in gioco, colpo di testa, non efficace, è partito Insigne, grande velocità, in avanti Insigne, entra in area di rigore, grande giocata, Insigne, la parata di Nicolas. Juanito Gomez, grande sponda, Pazzini prova il destro da fuori, Pinzoglio sopra Ien, gran palla per Siligardi che va via, Siligardi nel rigore, Siligardi la mette, ancora un paio di rimpalli, chiedono il fallo di mano quelli del Verona, da rivedere. Sempre Ganz, arriva anche Siligardi, sopra Ien, fuori per Bessa, zona tiro, soffre in Latina, Bessa prova, pallone che termina largo. Attenzione al contropiede del Latina, è partito Acosti, è pronto dentro Boaci, Acosti cerca l'accelerazione fino in fondo, Acosti, Acosti dentro, Boaci ha raddoppiato il Latina in contropiede e il gol del KO in questa sfida contro la capolista, Acosti per Boaci. Arriva ora il triplice fischio, via Battista, Latina 2, Verona 0.